Bentornata al mio canale, anche se sono mancata una settimana perché sono stata un po' impegnata e sono stata anche male. Allora, questa sera ho deciso di fare una cosa un po' particolare. Vedete questa pastella? È simile alle crepe, ha una sola differenza. Vediamo di inquadrare bene, guardate, che invece del latte c'è l'acqua. Quindi questa pastella si può chiamare crispella, crispelle oppure galette. È una ricetta francese. Qui ho il burro, il piatto dove mettere le galette e qui ho la padella per preparare le crispelle o galette. Vi ringrazio di seguirmi con attenzione, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere un bel mi piace se volete commentare e condividere e cliccate sulla campanella per ricevere la notifica dei miei video. Ok, allora, come vedete, guardate che bella pastella. Il segreto è che l'ho tenuta a riposo tutta la notte. Ora poi vi darò gli ingredienti di questa simpatica ricetta. Allora, versiamo nella padella, sempre al centro. Sto facendo con una mano, facciamo girare. Un pochino di più. Ok, aggiungiamo un altro pochino. Allora, era un pochino male. Comunque vi faccio vedere il procedimento. Dopodiché preparo queste galette e dopo vi farò vedere che cosa preparerò. Intanto aspettiamo che si cuocia, vedete come le crispelle ci sono questi forellini, non bollicine, forellini. Praticamente ci sono, mi sembra 300 grammi di farina, due uova, un po' di sale e 600 ml di, o 60 600 ml di acqua. Ora poi ve la do giusta la ricetta, anche perché l'ho improvvisata sinceramente, quindi è rimasta tutta la nottata in frigo. Infatti, come vedete, guardate che consistenza, veramente eccezionale. Allora, vediamo un po', come una brava francesina facciamo, oh, girare la galette. Vedete che la devo rigirare perché non è molto cotta, vedete, è troppo bianca, dovrebbe essere un po' leggermente dorata. Ha un buon profumino. Praticamente l'ho preparata ieri sera. Stavo guardando una serie di video, poi ho visto questa YouTuber che ha preparato le crispelle. Poi ho visionato dei YouTuber sulla cucina francese che la chiamano galette. Vediamo un po'. È ancora bianca. Ora la doro. La faccio dorare in padella, siccome è la prima, quindi la padella ancora non è molto calda. Vi faccio vedere la prima, dopodiché faccio la pila di crispelle o galette. Aspettiamo un altro pochino. Comunque c'è qualche
A parte qualche forellino, anche qualche bollicina. E vi faccio poi vedere che cosa preparerò questa sera. Ovviamente voi lo farete a vostro piacimento per darvi un'idea di una cenetta un po' sfiziosa. Vediamo un po'. Niente, rimane bianca. È la prima volta che lo faccio, quindi scusatemi, diciamo, la mia ignoranza su questa crispella. La condivido con voi questa sera. Comunque vedete, rimane bianca. Vediamo, ecco, ora si è leggermente dorata, non deve essere proprio bruciata, anche se qualcuna la farò a mio figlio perché lui gli piace più cotta. Vediamo se no, la parte di sotto rimane bianca, va bene. Io continuo con il mio lavoro e vi farò vedere che cosa farò. Questa galetta mi è venuta più tonda. Aspettiamo qualche secondo che si cuoce sotto. Vediamo se è venuta. Niente, rimane bianca sotto. Aspettiamo qualche altro secondo. Vedete, mi è venuta meglio questa. Ora vi fa... Comunque, come le crespelle fa le bollicine. Quella di prima ovviamente era la prima. Ecco qui, mi è venuta bene. Ora la posiziono qua nel piatto e continuo a friggere le mie galette. Guardate che cosa ho scoperto mentre facevo questa crespella. Praticamente qua si sta gonfiando, guardate. È una specie di biadina francese. Siccome mio figlio la vuole molto cotta, guardate come sta gonfiando, guardate. La vuole veramente cotta. Comunque si possono fare determinate preparazioni con questa galette francese, veramente. Mi è piaciuta tantissimo, che si può condire come una biadina. Semplicissima da preparare per la cena, anche per pranzo. Allora, ora ve la giro. Vedete, qui è rimasta gonfia. Ora la faccio cu cuocere un po' di più perché mio figlio le piace molto cotta. Infatti vi ho voluto mostrare cosa è accaduto cuocendola un pochino di più, perché vedete, lei rimane piatta così. Ora poi vi faccio vedere come la preparerò, vedete? Mentre per mio figlio, che la vuole molto più cotta, guardate, si gonfia. Quindi ci potete mettere prosciutto, mortadella, formaggio, un'insalatina mista. La potete utilizzare come se fosse una biadina. Guardate, vede, si sta gonfiando nuovamente, guardate.
Ora mio figlio la mangia semplicemente così per com'è. Infatti mentre gliela preparavo, qui sotto rimane più chiara, mentre vedete, qua si gonfia, anzi qua incomincia a sgonfiarsi un pochino. Una sorpresa in diretta è stata, veramente. Guardate, sta incominciando a gonfiare. Quindi mio figlio la mangia semplicemente così. Aspettate che è un po' sfocata l'immagine. Ecco. Ci vediamo dopo. Ho messo un burro di una noce di margherina. Allora, qua posiziono la galette, vedete? Qui ho un pezzo di formaggio tagliato. Voi potete mettere tutto quello che desiderate, prosciutto, mortadella, quello che volete. Allora, poi metto un po' di formaggio grattugiato intorno il pezzo di formaggio. Questo è ottimo per una bella cenetta veloce veloce. Un ospite inatteso. Funziona a braccio. Sì. Allora, ora posiziono l'uovo. Ora lo tengo fermo al centro della Tipo che padella. tipo è? Sì, all'incirca. Ora vediamo. Guardate, tende. Ci Ok, metto. l'uovo sciogliendosi fonde il formaggio. Mettiamo un po' di sale. Sì. Il pepe dov'è? Ah, eccolo qui. Avevo perso di vista il pepe. Un po' di pepe. Allora, incido leggermente i bordi della galetta. Ah, lo devi piegare. Sì, si deve piegare. Mi sa che scotte, Sì, Sto attenta. eh. Beh, sicuro Siccome che una la crepe calda brucia. Ogni si brucia, brucia tanto me ne figurina. sono scottate le mani per prenderlo bello caldo. Allora. Aspetta che sto. Ok, è la prima volta che lo faccio questa Operazione. operazione, quindi è il bello della diretta. Allora, qua c'è l'uovo, non posso fare nulla, quindi questo è il bello della diretta. Poi vi mostro come dovrebbe venire. Metto qui il coperchio per alcuni minuti e vediamo come verrà. Allora, questo è il risultato. Ovviamente questa è la prima, la seconda ancora in padella, come vedete si è rotto il tuorlo. Questa è una simpatica cenetta veloce, simile, questa galetta è simile a una biadina alla francese. Vi invito a mettere un mi piace, vi ringrazio di avermi seguito sinora, cliccate sulla campanella per ricevere la notifica del mio prossimo video, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale. Non lo assaggio perché è la prima volta che l'ho fatto, quindi sono molto emozionata. Quindi rifacendoci, sto posando alla galette, che praticamente è una crispella a base di acqua, come vedete, è molto, rimane molto chiara. Diciamo che è simile a una biadina francese, quindi ci potete mettere la qualsiasi cosa che vi piace, anche un'insalatina mista e mangiare per sera. Ecco questo è il risultato. Una buona serata e un buon appetito. Alla prossima!